Signori e signori, la coscia numero 21, Paolo! 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 Paolo Dybala! Ciao Roma! Grazie mille per tutto, grazie. Allora Paolo, avviciniamoci tranquillamente, benvenuto. Grazie. Prego, prego ragazzi, prego, prego! È sognare ad occhi aperti, facciamoci sentire! Allora andiamo a sentire le prime dichiarazioni, oggi le abbiamo ascoltate di Paolo in conferenza stampa. Questa è la consacrazione, quando un calciatore entra nella gente, io vedo il suo sguardo, questo privilegio da vicino, e vedo la sua gioia nel vero senso della parola. Tu oggi hai detto: sono curioso di sapere che cosa mi aspetta questa sera. Ecco che cosa ti aspetta Paolo, eccoli qua i tifosi della Roma. Ti chiedo se immaginavi di non riuscire praticamente a parlare, seriamente ti chiedo davvero quali sono le tue sensazioni, le tue prime sensazioni. Come ha detto oggi, ero molto curioso di conoscervi, ho giocato tante volte contro di voi e giocare sempre qui a Roma è stato difficile, non solo per la squadra, sino anche per quello che fate voi da fuori, e oggi avere il privilegio di essere qui davanti a voi e poter sentire il vostro affetto e calore, mi viene voglia di entrare all'Olimpico con tutti voi sotto la curva. Avrai un compito importante, quello di imparare tutti questi cori, eh? Li dovrai imparare a forza di sentirli. Ne sentirai davvero tanti. Questa li lasciamo cantare, è stata la colonna sonora dell'anno scorso e sono sicuro che la imparerai molto presto. I tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza Roma, Ale. Ok? Abbiamo fatto ragazzi la prima lezione, ora vado alla seconda domanda, sentiamo anche le parole di Paolo. Allora, hai detto ho giocato d'avversario tante volte ed era una cosa incredibile, no? Adesso l'idea di poter giocare in quello stadio con la maglia della Roma ti crea molta emozione, anche tanta responsabilità, è una sfida meravigliosa. Tutto sicuramente, come ho detto prima. Già quando inizi a arrivare al campo con tutta la gente vicino negli ingressi ti fanno sentire il calore, no? E adesso averli con me che ci sosterrebbe tutte le partite, come detto tu, sarà una responsabilità ma sarà molto bella. Paolo, tu stai lavorando
stai lavorando la mattina da solo, il pomeriggio con la squadra, stai lavorando tanto per essere subito pronto, hai tanta voglia. Sicuramente, adesso lo più importante è mettersi in forma veloce, sto lavorando con tanta gente dello staff che è qui, che mi sta aiutando, e ovviamente mettermi a massima disposizione per dare tante allegria a questo pubblico incredibile che è qua con noi. Intanto diamo anche dei dati, io lo dico a te, lo dico anche a questi fantastici tifosi della Roma. Intanto salutiamo il drone, Paolo, ecco, salutiamo il drone, perfetto. Immaginate che contro lo Shakhtar nella partita inaugurale allo Stadio Olimpico si sono toccate le 41.000 presenze già, e che nelle prime due partite in casa della Roma abbiamo superato i 100.000 biglietti venduti. Paolo deve abituarsi a questo ritornello. Noi siamo là! 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 100.000, più di 100.000 biglietti venduti. Grazie, grazie di cuore. E poi adesso, prima di congedare Paolo, c'è una cosa della quale non dobbiamo parlare. Allora, prima ti ho chiesto, noi siamo abituati, il tuo soprannome, ce ne hai avuti diversi, il tuo soprannome è, per noi è La Scioia, che insomma è detto un po' così. Ragazzi, una piccola lezione, Paolo ci fa una piccola lezione. Allora, come si dice realmente La Scioia? La coscia. Avete capito? Per noi è facile, sa, pensate alla coscia. Sa. Però, allora, la coscia, ragazzi, mi raccomando. Allora, numero 21, La Coscia, Paolo! 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 Allora, adesso, applauso, applauso, giusto. Adesso però, un momento che io sogno, ma che sognano i tifosi della Roma, ora con tu hai detto, con i social si è più vicini alla gente, è indiscutibile, questo è indiscutibile. E non so se hai visto quanti milioni di post, compreso il mio, il giorno della tua ufficialità, possiamo dire, ognuno di noi ha messo una foto con la maglia della Roma con la maschera, è vero o no? Dite la verità. Alzi la mano chi non l'ha messa a questo punto, nessuno, come vedete, nessuno. Tutti hanno messo la foto tua con questa esultanza. Allora, Roma era proprio... l'hai spiegata, abbiamo letto tante interviste, però Roma era nel tuo destino, no? Sicuramente, per, l'ho raccontato tante volte, quello che ha rappresentato la città nella mia infanzia, credo che sia stato tutto scritto, no? Oggi essere qui davanti a voi, in questa città, con questa maglia, credo che sia una cosa, per me, per quello che mi conoscono, la gente vicino a me, molto molto speciale. Lasciami solo un secondo il microfono, ragazzi, facciamo un po'. Dybala Masque, un grande applauso a Paolo Dybala. Ma non finisce qui, non finisce qui, perché devi mettere il timbro del romanismo, poi canteremo tutti insieme Roma, 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 però devi mettere il timbro. Io non so se tu hai già studiato qualche slang, hai studiato qualche slang? Certamente. Allora, benissimo, benissimo. Clima derby, clima derby, non si può dire niente, assolutamente, ci sta. Come te lo immagini il derby, Paolo? Come te lo immagini il derby? Bellissimo. Senza risultato non c'è bisogno di dirlo. Solo, simplemente bellissimo.
Un derby bellissimo, ha detto Paolo, però io gli ho chiesto se ha imparato qualcosa di romanista, nemmeno di romanesco, no, di romanista. Hai studiato qualcosa, sì o no? Sì. Che tipo, dai, non ti dico niente, che ti senti di dire? Dai, Roma, dai! Numero 21, Paolo! Paolo!